Allora, per iniziare la nostra pasta e patate ci serviranno i seguenti ingredienti: olio, evo e un po' di burro. Poi ci serviranno cipolla e sedano, alcuni ci mettono anche la carota, io in questo caso non ce la metto. Poi pancetta tesa, tagliata a cubetti, a listarelle, come volete. Questa è la parte esterna, la buccia del parmigiano che ci servirà. Poi per due persone 160-170 g di pasta mista. Circa 300 grammi di patate tagliate a cubetti e poi rosmarino, basilico, provola affumicata di bufala e soprattutto pepe. Se volete il pepe già macinato nero oppure macinato fresco è meglio, oppure come me il mix che già conoscete chi mi segue. Ok, tutto pronto, possiamo Allora, iniziare. come potete vedere, io mi sono preparato già la linea, mi trovo molto meglio così, e facciamo molto prima. Tagliamo un po' di sedano a cubetti, io ne faccio poco, vi ricordo che è per due persone. Tagliamo a cubetti. Ok, non troppo. Adesso prendiamo il pezzo di cipolla che ci serve, togliamo la buccia e tagliamo. Ok, adesso accendiamo tutta la padella. Allora, lo dico, la pasta e patate andrebbe fatta in una pentola con i bordi alti, però per motivi di video, ovviamente, io la devo fare in questa padella. Allora, vado a versare un po' di olio. Un po' di burro e vado a far sciogliere. Allora, a questo punto possiamo inserire il sedano, che ha una cottura un po' più lunga della cipolla, e facciamolo rosolare. Allora, dopo 2 minuti inseriamo la cipolla, facciamo sempre rosolare. Dopo 1 minuto inseriamo la pancetta a cubetti, facciamo rosolare per bene. Dopo rosolato tutto, inseriamo le patate. Saltiamo e facciamo rosolare anche loro. Allora, a questo punto, mentre stanno rosolando, ci mettiamo un gambetto di rosmarino e qualche fogliolina di basilico a piacere. Possiamo prendere un po' gli odori delle erbe. Allora, io metto sul fuoco un po' d'acqua con qualche odore, sedano, cipolla, se avete la carota e un po' di odori che avete in casa. E questo ci aiuta nella preparazione della ricetta. Allora, a questo punto, prima di inserire l'acqua, inseriamo i cubetti di crosta di parmigiano. Poi andiamo ad inserire la nostra acqua, chiamiamolo brodo vegetale, ma anche se è semplice acqua con degli odori. Andiamo a bagnare. Facciamo cuocere un po' le patate. Allora, il sale o lo mettiamo a questo punto in padella e regoliamo poi più tardi con la pasta, oppure lo mettiamo stesso nel brodo vegetale. Quando le patate sono quasi cotte, non del tutto, si devono tagliare ma devono fare ancora un po' di resistenza, versiamo la pasta. Mescoliamo e poi man mano, quando vediamo che si asciuga tutto, versiamo altro brodo. Come in questo caso, versiamo altro brodo. E mescoliamo. Facciamo cuocere.
Allora, adesso in una padellina antiaderente più piccola, per la fonduta andiamo a versare il burro. Facciamo sciogliere. Versiamo sempre a fuoco lentissimo un goccio di latte. A questo punto versiamo il parmigiano e facciamo sciogliere sempre a fuoco lentissimo. Abbiamo sempre aggiunto brodo e regolato di sale, mi raccomando. Spegniamo il fuoco o il fuoco al minimo. Una volta che è cotta la pasta, grattugiamo tanto formaggio. E andiamo a saltare un po'. Vedete quanto è bella cremosa? Poi a questo punto aggiungiamo la provola. Saltiamo. E poi pepe macinato fresco. A questo punto la pasta è pronta, la crema è pronta, andiamo ad impiattare. Allora versiamo la crema in una fondina. Poi adesso battiamo un po' e stendiamo la crema. Mettiamo il ring oppure il coppapasta e ci versiamo la pasta e patate dentro. Battiamo un po'. Adesso una fogliolina di basilico, un filo d'olio a crudo, una macinata di pepe fresco ed è pronto. Questa è la mia pasta e patate con fonduta al parmigiano. È venuto l'impiattamento.